Siamo alla macro categoria imprese e alla categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno settore chimico, pitture e vernici per industria. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per rappresentare una realtà aziendale rilevante per la ricerca e l'innovazione a supporto della soddisfazione del cliente e per la mission di continuare a essere presenti come leader nel mercato del metal packaging coatings a livello mondiale, per lo sviluppo del proprio business all'insegna della sostenibilità. Il premio va a Metlac. E qui con noi oggi su questo palco c'è il CEO e fondatore Pierugo Bocchio, che invito a raggiungermi. Eccolo che arriva, ben trovato. Eccoci qui. Allora, questo è il suo barra vostro premio, ovviamente, per la realtà che lei qui oggi rappresenta, quindi la invito ad accomodarsi. Poi tra poco capiremo meglio della vostra realtà. Prima le chiedo un commento a caldo su questo riconoscimento. Ci ha riempito di orgoglio e sicuramente è qualcosa di estremamente importante per noi. Ecco, soprattutto in quest'anno, no? Particolarmente esatto, difficile. Sì. Quest'anno è più difficile che non l'anno scorso. Abbiamo problemi grossissimi dovuti alla mancanza di materie prime in tutto il mondo. Per quello che è accaduto, però insomma il fatto che lei sia qui a parlarci della realtà indica che l'eccellenza è rimasta, insomma quando c'è l'eccellenza non si scappa. E allora abbiamo ascoltato nella motivazione una realtà aziendale rilevante per la ricerca e l'innovazione, ecco queste sono due parole chiave ancora di più in questo momento, continuate in questo processo quindi. Sì, senz'altro, è necessario, noi siamo in un settore molto delicato perché, e tra l'altro è un settore in espansione il nostro, perché il cibo in scatola ha avuto un boom dovuto anche alla pandemia, le persone si fidano più del cibo in scatola che non del cibo sul banco. E pertanto in tutto il mondo c'è una crescita, c'è una richiesta decisamente superiore a quella degli anni scorsi. Certo, quindi ecco, nonostante tutte le limitazioni a cui siamo stati sottoposti, è stato importante essere sempre presenti nel mercato, lo abbiamo anche messo in evidenza nella motivazione e anzi aumentando da questo punto di vista, no? E come no, senz'altro. Noi tra l'altro l'anno scorso abbiamo avuto una performance particolare, molto, abbiamo battuto tutti i record da un punto di vista aziendale. Quest'anno è un po' più difficile per la mancanza delle materie prime, ma siamo fiduciosi di poter raggiungere il target che ci siamo preposti. Insomma, del resto anche trovarci qui oggi su questo palco indica un avvio un po' più definito del processo di ritorno alla normalità, quindi diciamo me che lo auguro, di buon auspicio, assolutamente. Ecco, poi un altro punto importante, la sostenibilità. Yeah. Beh, anche questo tema è diventato sempre più pregnante, no? E quindi è anche concepito di più a livello globale, generale. Sì, è sentito esatto. Particolarmente sentito. Noi siamo veramente coinvolti in questo progetto. I nostri tecnici stanno lavorando per migliorare tutta la situazione, i processi e tutto quanto. Per concludere, io concentrerei ancora l'attenzione proprio sulla ricerca e sullo sviluppo, perché credo che siano cruciali in questo momento. Chiaro, è veramente il nostro punto di forza. Abbiamo sempre puntato dall'inizio, dalla creazione della società, ad avere una ricerca veramente ad alto livello. Abbiamo più persone alla ricerca che non in produzione, anche perché in produzione è tutto quanto automatizzato e quindi diciamo che la cosa più importante è quella di produrre e di dare prodotti che siano all'altezza, e questo bisogna che la ricerca performi. Certo. Poi la ricerca si dà sempre meno spazio, quindi un applauso ulteriore per questo vostro indirizzo. Noi ci contiamo molto perché forniamo in tutto il mondo, recentemente andremo ad aprire lo stabilimento che abbiamo fatto in Messico, molto grande, per fornire gli Stati Uniti e tutta l'America.
e questo è molto importante, dobbiamo presentarci con dei prodotti che siano validi. Certo, competitivi, anzi validi, superiori, perché superiori, quella sì, è chiaro, la sfida. Chiaro. Complimenti ancora per questo riconoscimento a lei e a tutti, grazie. La invito a prenderlo quindi a questo punto. Sì, lo prendo. Prego, prego. Intanto, mentre la saluto, Pier Ugo Bocchio, CEO e fondatore di Metlac, per il premio Eccellenza dell'anno, settore chimico, pitture e vernici per industria. Complimenti ancora, grazie. Grazie a lei. Grazie.